Salve a tutti, il 30 settembre scorso si è spento a 88 anni il disegnatore argentino Quino, nome d'arte di Joaquín Lavado, uno dei più grandi vignettisti del mondo. E tutti i giornali ne hanno parlato, anche il mio, il quotidiano nazionale, e anche a livello italiano è stata la foto, diciamo così, di prima pagina per un po' tutte le testate. E questo vi indica l'importanza di questo personaggio. E Quino è famoso in particolare per aver inventato il personaggio di Mafalda. Chi è Mafalda? È questa bambina ribelle che urla contro le ingiustizie del mondo, il razzismo, le violenze, l'inquinamento. Probabilmente l'avrete vista anche come simbolo negli slogan nei Friday for Future, perché è molto utilizzata. Quino ha inventato Mafalda nel 1962 per una pubblicità di lavatrici, però inizia a essere pubblicata regolarmente come striscia solo dal 1962. La cosa curiosa è che in realtà Mafalda avrà vita breve, nel senso che Quino dopo 9 anni, quindi nel 1973, smetterà di disegnarla, un po' perché, dice lui, aveva finito le idee, un po' perché contestare continuamente le ingiustizie del mondo senza vedere che si muoveva qualcosa era diventato frustrante. Eppure, anche se è durata poco, ancora oggi Mafalda rappresenta un simbolo per chi crede che la nostra società debba andare meglio di come effettivamente va. Quino non è solo Mafalda, le sue vignette, spesso mute, sono un grido contro le ingiustizie, contro la burocrazia, contro l'arroganza dei potenti e le meschinità umane. In particolare lui amava una vignetta in cui una ricca donna chiede alla domestica di rassettare una stanza che è incasinatissima, con tutta la roba sparsa. Nella stanza, nelle pareti della stanza, c'è una riproduzione del Guernica, il famoso quadro cubista di Picasso sul bombardamento della città di Guernica del 1937. Come sapete, lo stile di Picasso destruttura completamente il quadro. Bene, quando la signora rientra, la stanza è completamente a posto, tutte le cose sono a posto ed è a posto anche il Guernica, cioè sostanzialmente ha ricomposto, diciamo così, il quadro di Picasso. Nato da immigrati spagnoli in Argentina, Quino era sostanzialmente cresciuto in una famiglia che gli ha sempre insegnato il dovere di denunciare l'ingiustizia e di indignarsi contro i poteri. Nel 1976 lui ha lasciato l'Argentina proprio quando prendeva il potere il generale Videla. Furono anni molto bui per quel paese. La dittatura dei generali fu una dittatura molto violenta, con una forte repressione, e si parla di 40.000 desaparecidos, quindi persone, oppositori, fatti sparire letteralmente dall'oggi al domani dalla dittatura militare. Lui non poteva sopportare tutto questo, se ne andò, viaggiò molto in Europa, ha vissuto anche a Milano per alcuni anni, dove ha ricevuto diversi premi, e negli ultimi anni era tornato a Mendoza, in Argentina, dove era nato, ed è morto, appunto, dove è morto il 30 settembre scorso. Vi consiglio di guardare le vignette di Mafalda e quelle di Quino in generale, perché sono convinto che troverete degli spunti per riflettere anche sui problemi della nostra società attuale.